Ciao, sono Martina, ho 28 anni e frequento il terzo anno di scienza dell'organizzazione. Ho scelto questo corso di studi per la vastità di sbocchi lavorativi che ti offre e che ti permette di apprendere il funzionamento delle aziende. Ho scelto questo corso per il suo stampo sociologico che mi permette di studiare una disciplina che mi ha sempre affascinato, appunto la sociologia, ma soprattutto perché sono convinta che oggigiorno l'organizzazione sia una questione fondamentale. Sono Diego Coletto, presidente del corso di laurea in scienze dell'organizzazione, e sono qui per illustrarvi le caratteristiche di base del corso di laurea. Scienze dell'organizzazione si pone l'obiettivo di fornire una serie di conoscenze e competenze utili a comprendere e analizzare come le organizzazioni funzionano al loro interno, ma anche in relazione con l'esterno, con altre organizzazioni, con istituzioni e più in generale con il contesto sociale e culturale in cui le organizzazioni operano. Per fare ciò, l'offerta formativa di scienze dell'organizzazione è fortemente multidisciplinare, con insegnamenti che provengono dalla sociologia economica del lavoro e delle organizzazioni, dall'economia politica e dall'economia aziendale, dal diritto, dall'analisi delle politiche pubbliche. Alcuni di questi insegnamenti sono erogati in lingua inglese. Volevo un corso ampio che spaziasse e non fosse limitato a un solo settore. Ho scelto questa facoltà perché dà una conoscenza trasversale di economia, giurisprudenza e sociologia, che mi permette di studiare le organizzazioni da un punto di vista economico-giuridico, ma allo stesso tempo di avere uno stampo sociologico che al giorno d'oggi ritengo sia molto importante. Scienze dell'organizzazione consente un continuo contatto con il mondo del lavoro, ad esempio attraverso una ricca offerta di laboratori. Non solo ho potuto ampliare le mie conoscenze in ambito sociologico ed economico, ma anche tutte quelle soft skills in linea con le esigenze del mondo del lavoro. Grazie ai suoi laboratori ti permette come manager di avere un background pratico. La maggior parte dei laureati in scienze dell'organizzazione lavora nel settore privato. Vi è comunque una quota rilevante di laureati che lavorano anche in altri settori o che proseguono il percorso di studi. Questo ci raccontano le più recenti indagini sugli esiti occupazionali dei laureati in Italia. Le stesse indagini ci dicono che Scienze dell'Organizzazione negli ultimi anni ha registrato delle ottime performance in termini di occupabilità. Grazie allo stage previsto nel percorso formativo ho trovato un lavoro nel settore di HR. Io arrivavo da un contesto lavorativo con una disorganizzazione molto alta e avrei tanto voluto sistemare le cose, ma non avevo le competenze per farlo. Poi ho trovato questo corso che faceva esattamente al caso mio per risolvere la disorganizzazione tutti gli ambienti lavorativi, magari diventando project manager. Non mi resta che dirvi che non vediamo l'ora di avervi fra noi e vi invitiamo a raccogliere maggiori informazioni sul corso di laurea dal sito web dell'Università di Milano Bicocca. A presto! Se mi dovessero chiedere cosa farei tornando indietro, risponderei assolutamente un'altra volta il corso di scienze d'organizzazione. Tornassi indietro, lo risceglierei. Bocca al lupo a tutti!